Ciao a tutti voi, bentornati al nostro appuntamento con i tutorial di Pancrazio e del progetto Ruskellius. Oggi parleremo di un plugin che è stato inserito all'interno di NetBeans 7.3. Adesso andiamo al nostro sito internet, il progetto Ruskellius. Eccolo qua. Innanzitutto notiamo il nuovo restyle del sito, sembra più professionale. Ok, la sezione altro, clicchiamo e troviamo questo nuovo plugin che si chiama Planet UML. Ci clicchiamo sopra e vediamo il sito di questo plugin. Come vedete, questo è il sito ufficiale, è un prodotto open source per Java. È capace di disegnare diagrammi UML, ci stanno alcuni esempi, come vedete ci sono alcuni video di YouTube per mostrare come si utilizza tramite differenti software come Eclipse. Addirittura è utilizzato all'interno di Word per poter disegnare i diagrammi UML e questo Confluence. Allora, innanzitutto vi chiederete che tipo di diagrammi sono presenti all'interno di questo plugin. Allora, come vedete c'è la dicitura sopra, sono diagrammi di sequenza, diagrammi di casi d'uso, delle classi, delle attività, dei componenti, di stato e degli oggetti. Essendo un progetto open source potete anche fare una donazione se volete. Allora, poi possiamo vedere gli screenshot di come escono i diagrammi. Siccome i diagrammi non sono stati fatti in Italia, sono stati fatti credo in Cina, alcuni in Russia, hanno degli ideogrammi un po' differenti dai nostri, però si può notare che questo è il diagramma di sequenza, questo di stato, questo è sempre di sequenza, ci sono vari diagrammi utilizzati all'interno del codice UML, che come sappiamo UML è un linguaggio per la creazione di modelli di sistemi software. Addirittura ci sono anche dei diagrammi per fare un po' delle statistiche, eccetera. Poi proviamo a vederlo su NetBeans. Andiamo su NetBeans. Per utilizzarlo come si fa? Innanzitutto dovete scaricare tutti i plugin che sono presenti all'interno di NetBeans. Poi andiamo a trovare il nostro Planet UML. Allora, come vedete, NetBeans è diviso in due sessioni. Uno è per i progetti, come vedete, New Project, e qui ci sono New Files. Come vedete, ci sono le diverse categorie che si possono utilizzare per i file. Come leggete qua c'è scritto UML, quindi clicchiamo su UML, avremo qui Plume L Template UML. Cliccandoci sopra diamo un nome tipo Demo RK, che sta per Ruskellius. Ok, cliccandoci sopra avremo la stessa sintassi che abbiamo visto nel sito. Tipo, allora proviamo a scrivere qualcosa. Allora mettiamo persona, studente. Ecco, questa dovrebbe essere la classe base, cioè persona.
e la classe derivata, cioè la sottoclasse studente. Ecco, così dovrebbe essere corretto. Ma siccome non ho realizzato il progetto prima, come vedete, praticamente avevo fatto solo il diagramma MML come file, non come progetto. Quindi non si può vedere il diagramma attualmente. Allora, poi possiamo vedere ulteriormente su questo sito che ci sono delle esercitazioni. Andate su esercitazioni, ci sono esercitazioni su diversi linguaggi e diverse piattaforme. Linguaggi abbiamo HTML, jQuery, JavaScript, PHP, Java, Python, Groovy, linee di comando, ANT e Maven 2. Vedete, si possono applicare su diverse piattaforme. C'è anche della documentazione, volendo. Vedete anche gli IDE su quali si può utilizzare questo Planet UML. E con questo vi saluto. Ci sentiamo la prossima volta con novità nel mondo informatico, della programmazione e delle nuove tecnologie. Un caro saluto da Pancrazio Carbotti. Ciao ciao!